voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle molto elegante che io ho deciso di chiamare Marina. Per poterlo realizzare io ho utilizzato un filato che già conoscete, si tratta del Cupido dell'Adrian Fill. Questo perché io già l'ho utilizzato per realizzare la giacchetta crop top di qualche settimana fa, però in quel caso avevo usato il colore corallo. Questa volta ho optato invece per questo bellissimo colore appunto azzurro, il colore del mare. Il colore è il numero 23, così lo sapete. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 160 metri ed è un misto di cotone, di acrilico, di poliammide, altre fibre e fibra metallizzata. Infatti non so se si vede, ma sbrilluccica, fantastico. Allora, per poter realizzare questo coprispalle, che è una taglia S, io ho utilizzato 200 grammi. Voglio comunque farvi vedere anche altri colori che sono disponibili sempre sul sito. Guardate, abbiamo questo fantastico blu al bianco, oppure sempre sul sito trovate anche corallo e una tonalità di grigio. Mi sembra che ci sia anche un altro colore che in questo momento mi sfugge qual è. Comunque, dicevo, per poterla lavorare e realizzarla, io ho utilizzato 200 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 4. Ora, dell'ultimo gomitolo non ho utilizzato tutto. Per una taglia M, se volete farla larga come la mia, va bene, quindi anche 200 grammi. Se invece la volete fare un po' più larga e anche un po' più lunga, vi consiglio 250 grammi. Mentre per una taglia L, io a prescindere vi consiglio 250 grammi. Poi, se la volete fare anche un po' più lunga, un po' più larga, in quel caso aggiungete un altro gomitolo da 50 grammi. Per quanto riguarda la lunghezza, come potete vedere, non mi arriva fino ai polsi. Questo perché io in estate uso tantissimo i bracciali, soprattutto questi qua che hanno queste cose che pendono, e quindi avevo paura che facendola proprio di tutta la lunghezza del braccio mi si incastrava appunto il filato con i miei bracciali, e quindi ho deciso di farla un po' più corta. Non l'ho fatta a 3/4, quindi qui, perché già ne ho, ma volevo qualcosa di un po' più lungo, e quindi mi sono fermata a qualche centimetro prima dei polsi, in modo tale appunto da vedere che bene mi copre, ma non andare poi a litigarci con i miei amatissimi bracciali. Però voi potete farla naturalmente o più lunga o più corta. Io ho deciso di fare questo coprispalle soprattutto perché possiedo dei vestitini come questo che sono un po' forati, un po' abbastanza forati dietro, quindi ho bisogno che ogni tanto, per quel venticello che ormai ho un'età e mi ammazza, coprire un po' la parte dietro, e quindi ho preferito fare questo coprispalle. Però vi faccio vedere bene la lavorazione, è veramente molto bella. Si lavorano, mi sembra, sono in totale, non vorrei ricordarmi male, 12 giri. In questo momento ho un blocco, il caldo mi dà la testa, non mi fa ricordare, però vi dico che comunque si realizza un lungo rettangolo, il mio circa 170 145 centimetri, che poi va cucito qua e qua per poter creare appunto le maniche e l'apertura, e quindi una cosa veramente semplicissima, un rettangolo che va cucito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure come sempre mi potete taggare anche su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che in descrizione, oltre a lasciarvi il link che vi riporta al filato, vi lascio anche il link che vi riporta all'acquisto del PDF, dove troverete spiegato passo per passo, scritto giro per giro, come realizzare appunto questa creazione e il punto con cui è stato creato. Per realizzare la nostra coprispalle stola, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill linea Cupido, che ha queste bellissime colorazioni con il lamé. Nel sito ne trovate anche disponibili. Io lavorerò con il colore numero 23, che è questo bellissimo azzurro, celeste, turchese, non so come chiamarlo, però è un bellissimo colore. Allora, vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto numero 4. Dobbiamo andare a fare un rettangolo, questo è un piccolo campione. Dobbiamo andare a fare un rettangolo che vada da un braccio all'altro, quindi deve essere lungo quanto la vostra ampiezza apertura delle braccia. Io però non la farò molto lunga, poi vi dirò naturalmente quanto lo faccio, perché non voglio che mi copra il polso, in modo tale che la lavorazione poi non si vada a incastrare con i miei bracciali, che in estate ne uso tantissimo, soprattutto quelli con i ciondoli. Quindi dobbiamo fare questo lungo rettangolo. Vi dico già che io la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 14 catenelle, a cui alla fine vanno aggiunte altre 11 catenelle, in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Nella mia lavorazione vera e propria io ho montato 95 catenelle, e vanno bene sia per una taglia S che per una taglia M, mentre per una taglia L io vi consiglio di andare a
aggiungere un motivo in più, quindi invece di 95 catenelle ne aggiungete altre 14, perché delle 95 sono comprese anche le 11 catenelle. Quindi ripeto, 95 catenelle per una taglia SM vanno bene, se siete una taglia L vi consiglio di mettere 14 catenelle in più. Per la lunghezza invece dipende sempre comunque dalla vostra ampiezza delle braccia. Io ho le braccia abbastanza lunghe, quindi mi raccomando a finire che una taglia S, se la vuole con la stessa lunghezza mia, magari deve fare qualche centimetro in meno. Detto ciò, possiamo quindi procedere e andare a lavorare il nostro, mi sposto qui, il nostro punto, e andiamo a realizzare subito 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto 3 catenelle di base, 1 2 1 2 3, prendo il filo e quello che vado a fare adesso lo devo fare per tutto il giro. Quindi entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Devo fare in totale 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2 3 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, quindi 1 2 3 4, e vado a fare le mie 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2 3 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 2, salto 4 catenelle di base, 1 2 3 e 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 4 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi vado a fare le mie 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, 2 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Adesso dobbiamo andare a terminare il nostro giro. Scusatemi, sta, però questo è quello che dovete fare per tutto il giro. Per terminarlo, sempre 2 catenelle, saltiamo sempre 4 catenelle di base, andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione, saltiamo una catenella, entriamo nell'ultimo, andiamo a fare una maglia alta. Naturalmente, se avete sbagliato, se avete, io in questo caso avevo contato male, se avete messo delle catenelle in più, basta scioglierle in questa maniera, molto tranquillamente sfilate la parte in più, così non ci sono problemi. Quindi possiamo girare la lavorazione e andare a fare il nostro secondo giro, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Entriamo nella catenella di separazione, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. Quello che andremo a fare adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Salto la prima maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, e realizzo una maglia alta sopra ognuna delle successive altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale in questa maniera di 3 maglie alte.
2 catenelle di separazione, una, due, prendo il filo, vado nella seconda delle 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. Vado nella prima delle 2 catenelle, quindi salto il ventaglio, vado nella prima delle 2 catenelle, vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Quindi vado nella seconda delle mie 3 maglie alte, vado a fare la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sulla maglia alta successiva. 2 catenelle, prendo il filo, vado nella seconda catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nella prima catenella del gruppo di 2, quindi subito dopo il mio ventaglio, e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Quindi vado nella seconda delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, la seconda nella successiva e la terza nella successiva. 2 catenelle e vado a fare una, vado, entro nella seconda maglia, nella seconda catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella prima delle mie 2 catenelle, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Terminiamo facendo 2 catenelle, salto la prima maglia alta, vado nella seconda e faccio la mia prima maglia alta. Maglia alta nella maglia alta successiva. Maglia alta nella penultima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella, quindi entro nella catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. E andiamo a fare il terzo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo nella catenella di separazione dopo il ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle, scusa, una catenella di separazione, quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro, maglia alta sopra la seconda delle nostre 3 maglie alte. 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nella seconda delle nostre catenelle e facciamo una maglia alta, una catenella, rientriamo un'altra maglia alta. 2 catenelle, una, due, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, una, due. Entriamo nella prima catenella, andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo dove abbiamo la terza della seconda delle nostre 3 maglie alte e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella, andiamo a fare maglia alta. Catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nella prima catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo, quindi maglia alta sopra la seconda del gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta.
2 catenelle, vado nell'archetto di una catenella, vado a fare la maglia alta. 2 catenelle, vado nell'archetto di una, vado dove ho la prima delle 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima maglia alta, la seconda maglia alta, terza oggi proprio, e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quarto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo, dopo aver fatto le 3 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, andiamo nella catenella che mi separa il ventaglio dalla maglia alta e andiamo a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nella seconda delle nostre 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda delle mie 2 catenelle, quindi salto il ventaglio, vado a fare una maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la prima delle mie 2 maglie, delle mie 2 catenelle. 2 catenelle di separazione e ricomincio da capo, quindi salto, vado nella prima, però questa volta perché qui ho il lato, quindi qui vado nella prima catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella seconda catenella, quindi salto la maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, questa volta salto il ventaglio, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella prima catenella. Vedete, qui stiamo chiudendo mentre qui stiamo allargando. Vedete, qui chiudiamo, qui allarghiamo per creare i nostri rombi. 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi vado nella prima catenella e vado a realizzare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella seconda catenella e realizzo maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nella seconda catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella prima catenella. 2 catenelle di separazione e possiamo terminare il nostro giro. Vado nella prima catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella catenella che mi separa la maglia alta dal ventaglio, vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella catenella e vado a fare una maglia alta. Vado nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare maglia alta. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella catenella, 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella tra i due ventagli e andiamo a fare il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta
E questo è quello che questo che faremo, lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado nella seconda delle mie 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la prima catenella, per un totale quindi di 5 maglie alte. 2 catenelle di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella tra i due ventagli e realizzo il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, entro nella seconda catenella, maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle due delle 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, e una maglia alta nella prima catenella. 2 catenelle di separazione, vado tra i due ventagli e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi entro nella seconda maglia nella seconda catenella e vado a fare la maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 e 3 e una maglia alta nell'archetto nella prima catenella, 2 catenelle e possiamo chiudere il giro andando a fare il ventaglio tra i due ventagli, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta nella catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il quinto giro e andiamo a fare il sesto giro. 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, due catenelle e andiamo direttamente nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia alta. Se riesco a entrare, ok, ho stretto troppo la catenella. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella prima delle mie 2 catenelle, quindi salto il ventaglio e quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro, quindi vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. Devo fare un totale di 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una già l'ho fatta, vado a fare la seconda, vado a fare la terza. 2 catenelle di separazione, vado nella seconda catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado nella prima catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto la prima maglia alta, vado alla successiva e realizzo una maglia alta. Devo realizzarne un totale di 3, 2 e 3. Mi raccomando, sempre una sopra ogni maglia alta. 2 catenelle, entro nella seconda catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto del primo catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, salto la prima maglia alta, vado nella terza, quindi maglia alta, vado nella quarta e vado a fare la maglia alta. Questo bisogna farlo per tutto il giro. Terminiamo facendo sempre 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella e facciamo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta,
catenella di separazione, entriamo nella prima catenella, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, vado nella terza catenella e realizzo la mia maglia alta. Ho terminato così anche il mio sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il settimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo la seconda catenella, andiamo a fare una maglia alta, catenella, rientriamo un'altra maglia alta. Quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. 2 catenelle di separazione, vado tra i due ventagli e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima delle mie 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la seconda catenella e realizzo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, vado tra i due ventagli e vado a fare la maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima catenella e realizzo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado sopra la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle e si ricomincia da capo. Vedete, stiamo formando i nostri rombi. Quindi vado nella seconda catenella e di nuovo da fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado tra i due ventagli e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nella prima catenella e realizzo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho chiudiamo il giro andando sempre nella seconda catenella, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle, una maglia alta tra i due ventagli. 2 catenelle, vado nella prima delle mie catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella, quindi salto la prima maglia alta, vado nella seconda, quindi entro nella terza catenella e vado a fare la mia maglia alta. Ho terminato così anche il mio settimo giro. Ottavo giro, andiamo a fare 3 catenelle. Entriamo nella prima catenella e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, andiamo e quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta, vado sopra la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta, vado nella prima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione e vado direttamente nella prima catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nella seconda ventaglio, nella seconda catenella e vado a fare il mio secondo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E si ricomincia da capo, 2 catenelle, come vedete qui stiamo finendo il rombo e qui ne stiamo iniziando un altro. E andiamo a fare maglia alta nella seconda catenella, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la prima catenella.
2 catenelle di separazione, entriamo nella prima catenella, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nella seconda catenella, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e di nuovo ricominciamo, maglia alta nella seconda catenella, maglia alta nella maglia alta, maglia alta nella prima catenella, 2 catenelle e di nuovo una maglia, entriamo nella prima catenella e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado una seconda catenella, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e andiamo a chiudere il nostro giro, una maglia alta sopra la seconda catenella, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nella prima catenella. Due catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta ed entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e facciamo una maglia alta. Questi sono gli 8 giri che dobbiamo fare. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. E a questo punto andiamo a fare 3 catenelle e andiamo a fare 2 catenelle. Nel qui ne avevamo fatto una sola, cambia solo qui, il resto è tutto uguale, però qui adesso ne facciamo 2. Saltiamo tutto, andiamo direttamente nella seconda catenella e andiamo a fare maglia alta, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, una maglia alta nella prima catenella, 2 catenelle di separazione, andiamo tra i due ventagli e facciamo il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, quindi di nuovo 2 catenelle, saltiamo tutto, andiamo nella seconda catenella, facciamo maglia alta, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta nella prima catenella, 2 catenelle, ventaglio tra i due ventagli e continuiamo così. Ricordatevi solo che quando andremo a terminare il giro, dopo aver fatto le 5 catenelle, 5 maglie alte, farete 2 catenelle e direttamente la maglia alta nella terza catenella, poi ricomincerete a lavorare come ho sempre lavorato, facendo tutto qua una sola catenella, solo qui cambiamo, invece di una catenella ne facciamo 2. Quindi questi sono gli 8 giri che dobbiamo fare per poter fare la nostra lavorazione. Guardate quanto è bellina. Vi dico già che secondo me vi conviene acquistare il PDF dove comunque vi scrivo passo per passo come realizzare questo punto, o altrimenti vi conviene seguire di nuovo il video, scrivervi a mano ogni giro in modo che non vi perdiate. Ricordatevi sempre, quando avete qualche dubbio, che voi dovete sempre avere un rombo che va chiudendosi e un rombo che va aprendosi e che si vanno ad alternare. Quindi io vi dirò alla fine non quante volte ho ripetuto il giro, ma quanto ho fatto lunga il mio rettangolo. Ho terminato il mio lungo rettangolo, l'ho fatto lungo circa 145 centimetri, vedete che bella la lavorazione così come è venuta. Adesso dobbiamo andare a piegare il rettangolo in modo da trasformarlo in un coprispalle. Per fare ciò io, vedete, piego a metà il lato più corto, quindi piego a metà e vado a cucire dall'esterno verso l'interno, sia da questa parte che da quest'altra parte. Non so ancora, scusatemi, ho toccato la telecamera, non so ancora per quanti centimetri, sicuramente lascerò qui al centro almeno una quarantina di centimetri liberi, se non anche meno, diciamo che deve comunque entrare e essere comodo sulle spalle. Quindi adesso io andrò a cucire, vi dirò poi precisamente quanti centimetri sono andata a cucire. Ricordatevi che questa volta non c'entra tanto quanto che taglia siete, una S, una M, una L, quanto piuttosto quanto sono lunghe le vostre braccia. Io non ho fatto tutta la lunghezza delle braccia, sono arrivata che mi arriva tipo qui, da questo lato e da questo lato,
in modo tale da non aver poi la stola, il mio coprispalle, che si incastra nel bracciale. Quindi ho preferito farla un po' più corta. Voi però potete farla più lunga, quindi tutta la lunghezza del vostro delle vostre braccia. Allora, io ho cucito, come potete vedere, il mio rettangolo dall'esterno verso l'interno, sia a sinistra che a destra, e ho lasciato alla fine liberi 55 centimetri, quindi non 40, con 40 era strettissimo, io volevo che scendesse comunque anche un po' giù, quindi ho lasciato 55 centimetri ora di apertura. Ora, per le taglie più grandi, taglia SM, secondo me dovete lasciare liberi 60 centimetri, mentre per una taglia L vi direi anche 65-70 centimetri. Quindi io qui ho cucito per 35 centimetri, calcolate almeno 2-3 centimetri, facciamo 3 centimetri in meno per lato, sia da questa parte che da quest'altra parte. Però diciamo che l'apertura io vi direi di stare sui 5-6 centimetri in più rispetto a me per una taglia M, una decina di centimetri in più rispetto a me per una taglia L. Quindi se ho fatto 55, consiglio un 60 centimetri per una taglia M, una 65 centimetri per una taglia L, e così via. Quindi aumentate sempre 5 centimetri a seconda della taglia che siete. Se siete più piccoline, allora invece andate a diminuire, invece di 55 centimetri ne lasciate soltanto 50. Non farò col tipo di bordino, quindi anche il mio coprispalle è terminato.